Nonostante la rigida temperatura e la minaccia di pioggia, domenica 11 febbraio si è svolta regolarmente la prima sfilata del Carnevale Nicosiano 2018. Diverse le singole maschere, i gruppi ed anche due carri allegorici che hanno animato le vie del centro cittadino. La partenza è avvenuta da Piazza San Francesco di Paola, hanno sfilato nell'ordine l'Imitazione di Fiorella Mannoia, in sella ad una bicicletta adornata con tanti fiori, a seguire il gruppo dei Boscaioli. Simpatica la coppia di opere d'arte viventi, la Gioconda e la ragazza con l'orecchino di perla. Tra i gruppi anche il Papa, scortato da due guardie svizzere e da due uomini della scorta. Belli costumi interamente realizzati dall'associazione Da Cosa Nasce Cosa. Quest'anno ogni ragazza rappresenta la marca di un cioccolattino, il tutto accompagnato da un maggiordomo, Ambrogio. Il centro d'accoglienza Santo Spirito ha organizzato un gruppo con i minori stranieri, un gruppo musicale rumoroso e ritmato. Non mancano come ogni anno i supereroi, quest'anno il gruppo che sfila si ispira agli X-Men della Marvel. In chiusura del festoso corteo, due carri allegorici. Il primo, realizzato dal gruppo di Arianna De Luca, rappresenta un casinò ambulante dal titolo A carte scoperte, seguito da diverse maschere vestite da carte da gioco. Il secondo carro rappresenta un saloon western con cowboys al seguito e le ragazze del saloon. La sfilata è proseguita lungo le vie del centro storico di Nicosia, dalla via Umberto alla via Roma fino in piazza Garibaldi, e si è conclusa a Santa Maria di Gesù. Il martedì grasso, 13 febbraio, la seconda sfilata a partire dalle 16.30 in piazza San Francesco, e si concluderà in serata in piazza Garibaldi con le premiazioni delle migliori maschere, gruppi e carri allegorici.